Eccoci con Thomas Beretta al Golf Club Brianza. Cosa ci fai un pallavolista? Domanda che ti hanno già fatto, ma da tante parti pensavo di poterti vedere al termine di questa stagione di cui andremo a parlare, Thomas, ma non qui. Non è un campo da golf? No. Si prova tutti qua, intanto è sempre uno sport con la palla, giusto? Però dicono che sia molto difficile per uno piccolo, per uno alto, le difficoltà, diceva il maestro Zappa, aumentano. Confermi? Sì, confermo. La pallina, essendo così piccola, è molto difficile prenderla, soprattutto per noi alti, perché magari ci muoviamo molto e serve allenamento anche qui, come in tutto quanto. Dicono che sia un gioco che prende molto, tu giochi con Buti, lui ti ha approcciato a questo sì, sport. Sì, lui che mi ha detto... Prende? Prende. Allora, quando incominci a giocare, a prendere palline e a divertirti, prende, sì. Prima, diciamo che la maggior parte del tempo rischi soltanto di perdere la pazienza, però no, dopo un po' veramente prende, poi stai in un ambiente fantastico, quindi come fai a non passare delle giornate qua dentro? Ritorniamo nella nostra pallavolo, capitano del Vero Volley, stagione diciamo molto positiva, sia la tua che quella della vostra formazione, c'è un'annata dove vi siete tolti le soddisfazioni, dove però incredibilmente da due grandi squadre, prima con Civitanova, poi con Perugia, siete usciti in Coppa Italia nei quarti, in tutte e due le volte portandoli lì, cos'è mancato quest'anno? Soprattutto non voglio ricordarti quello quel momento della Coppa Italia, però cioè, ricordami quanto eravate al tie-break, 13-7? Eravamo 14-11. 14-11? Già, cioè. Sì, quella pesa ancora parecchio, diciamo che lì è mancato un punto, solo quello, non si è riusciti a finalizzare, abbiamo fatto una partita strepitosa e purtroppo è andata così, però dai. Dai, dopo vi siete ripresi, ripartiti alla grande subito anche in regular season, ma come si riesce a cancellare un momento del genere? Anche perché solitamente i tennisti dicono, ricordano una palla che è uscita magari due set prima in sala stampa, ancora dopo. Cioè, come puoi dimenticare, andare a resettare dopo questo trauma, tra virgolette? Beh, allora diciamo l'evento della Coppa Italia è stato parecchio difficile dimenticarselo, infatti poi abbiamo giocato due giorni dopo il regular season e non è stata una fantastica partita. Però no, dai, alla fine quando affronti partite ogni volta si riparte da zero, quindi è l'unica maniera che hai per riuscire a giocare bene. Lì non ci dormi una notte, anche due o tre, e poi niente, devi ricominciare a giocare e affrontare quella dopo. Playoffs scudetto, siete arrivati lì, avete portato Perugia, regina della regular season, alla terza, proprio in casa loro. È stata alla fine, si è discusso molto, si è parlato molto di questa partita, non ti chiedo i dettagli di quello che è successo dopo, però diciamo che gli avete fatto passare dei brutti momenti, avete perso, sì è vero, lo spareggio 3-0, però con i parziali a 22-23, diciamo che avete giocato alla pari, a conferma che quest'anno la vostra squadra giocava bene, vi siete tolti anche delle soddisfazioni. Sì, noi soprattutto con le squadre diciamo di alta fascia del campionato abbiamo fatto un gran campionato, delle belle partite, perché contro Perugia alla fine su 5 partite ne abbiamo vinte 2 e loro 3, quindi è stata veramente tutte dei bei match. Nei playoff abbiamo perso la prima abbastanza male, la seconda in casa nostra abbiamo fatto una grandissima partita e poi la terza, ok, 3-0, però in realtà non abbiamo giocato bene, è stata comunque combattuta e loro se la sono vista brutta, dai, diciamo. Diciamo che comunque è stata una grande stagione. Ti saluto, Thomas, ti ringrazio, tranquillizziamo i tuoi tifosi che c'è questo solo sì, momento sporadico. Solo dell'estate e no, pallavolo sempre. Grazie. Grazie mille. Alla prossima.